adesso attenzione perché viene sistemato un pilota. E allora attenzione perché si parte, pronti via, si va subito in fondo al rettilineo del tentativo di guadagnare il primo posto. Vediamo, dovrebbe essere blando all'esterno Calonaci, mamma mia che ingresso in quel curvone da parte del pilota numero 2, lanciatissimo. Attenzione perché i piloti adesso li vedremo sbucare, sono lì alla S veloce, attenzione perché qualcosa potrebbe essere cambiato. Sempre davanti il pilota numero 1 Alessandro Blando, andiamo a vedere intanto il passaggio al ferro di cavallo che ormai li aspetta per questo primo giro. Vediamo dunque i piloti già di ritorno dallo stesso, andando chiaramente a cercare le posizioni di testa anche per capire quali sono i piloti che hanno ambizioni di alta classifica. Siamo al primo giro, vediamo intanto Blando, Vignone e Calonaci. Blando, Vignone e Calonaci, e quanto dice il primo giro nel corso di questa sfida riservata alla categoria Expert con il pilota numero 1, il capo classifica anche del campionato, che vediamo tirare il gruppo ma comunque molto preoccupato perché Vignone gli è subito incollato alla ruota posteriore e più dietro c'è anche Calonaci. Guardate il terzetto che si è staccato dal gruppo, Calonaci prova all'esterno, attenzione, e il tentativo fallito, resta davanti sempre il number one, ovvero il pilota Alessandro Blando. Seguiamo intanto questa sfida già di ritorno dal ferro di cavallo, i nostri protagonisti molto vicini, molto serrati, guardate tutti in scia con il pilota numero uno che si volta, Blando, poi Vignone, attenzione perché Calonaci ha tagliato la scia praticamente agli avversari e ragazzi si è rischiato anche un pochino in quella staccata che poi non è da dirsi staccata visto come sono entrati questi tre pazzi piloti, vale a dire con il numero 1 Blando, con i 122 Vignoni e con il numero 2 Calonaci, che ritornano pronti a sfidarsi con Calonaci passato in seconda posizione. Adesso Vignone a dover restituire la cortesia al pizzaiolo volante, alla pilota di Volterra, secondo della classifica attuale dopo che se ne sono dati i primi giri. Attenzione, adesso qualcosa probabilmente cambierà nella zona del ferro di cavallo, vediamo se Blando avrà subito l'attacco di Calonaci oppure se Vignone sarà dato l'attacco della seconda posizione. Eccoli, sono comunque molto più serrati. Alessandro Blando, guardate la scia, Calonaci prova all'esterno, prova una traiettoria completamente differente, vediamola in fondo, Calonaci, e no, è Blando resiste al comando della corsa e Calonaci è con una spina nel fianco, non molla per un attimo, una sorta di mastino. Vediamo intanto l'allungo o il tentativo per il quale sta provando Blando, che si schiaccia nel cupolino del suo zip. Dietro c'è il job numero 2 di Diego Calonaci, guardate anche Vignone che è comunque molto vicino ai primi due, pronto eventualmente ad intervenire anche lui nella bagarre per la volata finale. Attenzione, escono adesso dalla curva, si preparano a lanciarsi ancora una volta sulla linea del traguardo, le scie sono importanti, le scie con Calonaci che trova una traiettoria molto particolare e adesso andiamo a vedere laggiù che cosa succede. Staccata da brivido sempre, mamma mia, ma questi non sono tutti registrati ragazzi, cioè qualche rotella gli manca, l'avete visto come hanno cambiato completamente traiettoria per arrivare laggiù, ed è sempre Blando che risponde agli attacchi di Diego Calonaci che ci riprova ancora, si volta Blando, ne approfitta Calonaci si porta in scia Vignone e adesso Calonaci, Blando, Vignone, sono così dunque i primi tre. Che battaglia ragazzi, che battaglia, è Varano, è il teatro di questo show della categoria Expert del trofeo Stage 6. Peccato non essere qui davvero in prima linea a vedere quello che succede. Guardate, guadagna qualche metro e lo fa con determinazione Diego Calonaci, mamma mia, Blando è quasi attaccato a Vignone, lo svernicia e va all'attacco intanto della seconda posizione.
Che battaglia, ragazzi. Adesso attenzione, perché c'è un messaggio che andremo a mandare ai piloti, quello dei due giri che mancano alla fine, e lo farà il direttore di gara, eccolo qua, Pietro Garbarini, che Pietro Garbarino, chiedo scusa, che manda così questa bandiera a scacchi con X2 o 2X, che significa due giri al termine. Là intanto si stanno ancora scornando per il primo posto, è sempre Blando davanti a Calonaci, ma attenzione perché nella discesa qualcosa è cambiato, abbiamo visto l'affiancamento, ma vedremo se poi sarà così anche nel giro di passaggio. Blando, ancora Blando, poi Calonaci e Vignone, ragazzi, che testa a testa in fondo a rettilineo, si entra con determinazione, si entra con decisione, si entra a gas spalancato. Il massimo della velocità di punta è paragonabile attorno ai 150 km orari per il terzetto di testa, e poi quando si prendono scie si guadagna ancora qualcosa. Attenzione perché siamo entrati nell'ultimo giro e il tutto per tutto significa la vittoria, il primo posto. Attenzione perché Blando è stato attaccato adesso da Calonaci, dietro c'è anche Vignone che non scherza affatto, Vignone che vorrebbe infilare i due avversari proprio nel rush finale. Preparazione per la volata, attenzione quando usciranno, eccoli, si lanceranno come tre palle di fucile sulla linea del traguardo, con Blando che si schiaccia, con Calonaci in seconda, e adesso ultimo giro per questi mattatori, andiamo a vedere là in fondo Blando, poi Vignone in seconda, Calonaci in terza. Guardate che battaglia, ragazzi, attenzione perché adesso della curva di raccordo i piloti usciranno con questa formazione 1-122-2, ed è così, attenzione all'esterno, ci prova Vignone all'esterno, sul classa tutti, ed è lui a entrare per primo della staccata alla variante X. Sarà il trialista volante, sarà il pizzaiolo volante o sarà Super Blando a giungere per primo sul traguardo. Ancora pochi istanti e poi avremo il resoconto di questa bagarre, di questa finale. Si presentano Vignone davanti, e poi Blando, e adesso terzo posto per il numero 2 Diego Calonaci, dietro poi abbiamo Codoni, quindi Davide Pavan. Che gara, ragazzi, mamma mia, nessuno aveva puntato sul cavallo vincente.